Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dopo aver visto brevemente le immagini della pietà che abbiamo ripreso poco fa nella chiesa, andiamo a Lugiano, dove ci stanno aspettando i nostri amici. Andiamo Facciamo una a Lugiano. breve passeggiata così nelle vie di Ma chi Soprato ci sta Superiore. aspettando? Allora, è Io una non so niente, rappresentanza di sono Soprato arrivato mo. Incanto. Una rappresentanza di Soprato Incanto insieme a Mosella e insieme ai nostri giornali, naturalmente. Ah, Leggeremo c'è pure il giorno. Mosella. Sì, l'abbiamo Oh. invitato oggi. Sì? Oggi è domenica, vai, non c'è Mosella, non mi ricordo il nome. Vedi? 4. 4. 4 aprile 2016, è appena finita la messa a Soverato Superiore. Siamo qui naturalmente per parlare di argomenti che interessano tutto Soverato. Tutto superato, no? Quanto vuoi? O fai la rassegna di Ruga? No, no, rassegna a Luciano, perché. Ah, No, prego, ok. prego. Dopo No, di vado, lei vado. sempre. Sono dentro. Ah, sono nel covo. Ah, bene. Buongiorno. Soprassati andava? Vediamo, vediamo. Buongiorno. Messo. Se volete noi abbiamo anche iniziato. Permesso. Ah, Buongiorno. Oh, il zio è Mosella, il zio iniziata la Mosella. segnata. Buongiorno, zio Mosella, Sei buongiorno. Vincenzo Giruzzo. Buongiorno, Buongiorno, ciao buongiorno. Vincenzo. Antonio Chiaravalloti all'interno. Andiamo da. Oh, Oh, questa è una ciao serie di domande. Ciao. Buongiorno a tutti. Siamo Potete entrare. dentro Io entro dopo di voi, ancora. io entro dopo di voi. Accomodatevi, accomodatevi. Siamo pronti, qui è quasi pronto da magnà. Hai rimesso quella targhetta fuori della via? No. Bella. Qual è la targhetta? Poi la riprendiamo, poi la riprendiamo. Oh, Peppe Pig! Il mio amico Insomma, Peppe Soprato Pig. Incanto qui Insomma, presente in io ho aperto forza. qualcosa, non volevo, giuro, scusatemi. Allora, prima di leggere il giornale o leggiamo i giornali prima? Lo so, io arrivo di nuovo, per cui Leggiamo i giornali, benissimo. Leggiamo i Prego, titoli. Teme il giornale. Avvicinare. Non può leggere perché ha la oh. I saggi nottati. Cominciamo dal La leggina, quotidiano del prima Sud. Qui parliamo di Non Don si Cora. vede niente, No, la però. parola. Aspetta, scusa. Antonio, Aspetta che. avete la voce qua? Sì. Per chi cerca Ok, l'illuminazione a benissimo, LED, vai. la parrocchia si apre all'accoglienza e Don Cora più un aiuto concreto verso i nostri fratelli più sfortunati. Gara di solidarietà per le tre giovani donne ospiti dell'opera salesiana. Bene. Siamo a Infatti Don Cora Stalettina. sta lì, sta lì, infatti Non vedi che Pietro è poi dice che preparato. io sono preparato Vai, sul vai, piano, lui è molto più vai, vai. preparato di me. Questo è Soverato invece, accesso al cortile bloccato da un lucchetto, i commercianti protestano. E questa è la situazione che si è venuta a trovare in questa via di Soverato. Bene. Montauro, somministrazione idropotabile, parte il piano di estinzione del debito con la regione. Quindi Montauro corre ai ripari per i debiti verso la Sì, ma regione. avanzano sordi. Vedete se possiamo coprire anche quelli di Insomma. Soverato. E qui invece la lettera al sindaco di Riace, mi pare. Bravo Mimmo Lucano, qui a Badolato non siamo stati alla tua altezza, che Benissimo. appunto ha Andiamo approntato un avanti. piano per l'accoglienza dei migranti. Oh, Ospedale di guarda che bella foto Soverato, dell'ospedale. bellissima, questa Complimenti, in complimenti. via aerea. Ospedale con bacino d'utenza di circa 200.000 persone. Nel Soveratese, nei mesi estivi, la popolazione aumenta. Avviata una raccolta firme fra i cittadini per chiedere il mantenimento di alcuni servizi ritenuti essenziali. E chiedo qui al signor Mosella, dov'è? Signor È Mosella, uscita, è uscita. la raccolta firme è in corso anche oggi. Oggi, quindi anche oggi sul lungomare si potrà firmare. È un'iniziativa di Fratelli Ah, 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 d'Italia. voi questa foto però Attenzione, non ce è che l'avete. c'è stato. La foto del Surice, voi non ce l'avete. Topolino, domani cominciano le operazioni di disinfestazione in tutte le vie. Qui c'è un topo, purtroppo, è morto in via Benissimo, San Giovanni Bosco. benissimo. Alla riscoperta di Soverato. Fra mitologia e storia locale, luoghi perduti, i confini settentrionali successivamente si ridussero al beltrame. Qui Marianita Chiefari ci parla un po' di storia di Soverato, con un passaggio anche di E poi sempre Marianita Chiefari. Verso la raccolta differenziata porta a porta. Pare che questa raccolta differenziata sia pronta e dovrebbe partire a giugno, ma cosa qui dobbiamo insomma. Cosa porta porta a porta? Porta lo sparimento dei cassonetti, speriamo che dovrebbero essere eliminati i cassonetti. Un minuto di silenzio per i cassonetti che aspettano. Porta a porta, porta a porta, lo aspettiamo con Va ansia. bene, va bene, andiamo a noi, andiamo a noi, andiamo a noi. Peppe non sta bene, Peppe che c'hai? Sono inclinato. Sei inclinato? Ma non avemmo chi si è inclinato. Va bene, quindi dicevamo. Scambiamo subito Eh, però, però se noi ci scambiamo il posto è più meglio. Sì. Vai, vieni, che abbiamo migliore luce da questa parte. Vieni, da questa parte, da questa. Prendiamo. Ah, così, così mi siete belli, allora, mi siete belli. Dobbiamo chiarire appunto No, quella deve che è venire tutto l'inizio. lo staff di sovranità. 1521, 2021, 500 anni dalla pietà, della creazione della Ah, pietà. tu hai nuovo da pietà, parli? Sì. Sì, abbiamo Guarda che ti dobbiamo chiedo. parlare Ma della pietà, dobbiamo chiarire perché dobbiamo chiarire. forse è giusto che noi ci sentiamo di chiarire questa situazione.
situazione. Allora, c'è stata fatta questa assemblea, la preassemblea da parte di Soverato Incanto, che vuole lanciare in tempi giusti, direi, 5 anni prima, le iniziative che riguarderanno questo cinquecentenario. Vero, Antonio? Io voglio depanare questo dubbio che è nato da questa preassemblea che abbiamo fatto il mese scorso. Cioè, perché ognuno ha messo del suo. Io ho detto semplicemente che la pietà dovrebbe avere una collocazione degna, nel senso che anche per i visitatori, perché anche al limite spostare anche la collocazione sempre a sovrato superiore nella chiesa stessa, una collocazione degna. Ma nonno, sempre a sovrato superiore. Dal pensare, mamma mia, come i carboni bagnati, corra di dire di trasferirla a Perluccio o a Caravaglio, assolutamente. È stato assoverato. Ma io capisco che qui anche a volte non mi capisco, assoverato, quindi una degna collocazione. Ma anche per proteggere questo monumento, perché veramente, come diceva, come dicevate in quella preassemblea, è una delle più belle del Sud Italia e ci stiamo tenendo, secondo me, stretti. Dicono che sia la struttura marmorea più famosa del Meridione. Del Meridione, quindi non vorremmo far passare, tipo, come è stato passato il 500° anno di San Francesco di Paola, che è passato quasi nel dimenticatoio. Noi no. La pietà merita. La proposta di Soverato Incanto è creare questo comitato scientifico. E quindi si è in questa fase, diciamo. Nulla è stato fatto, nulla è stato deciso. A parte che, come ha ribadito oggi Don Giorgio, in chiesa, lo ringrazio. Per questo tipo di spostamenti, di manutenzione, per questi monumenti, c'è bisogno di un'autorizzazione. Cioè, non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice. Quindi state tranquilli. Fratini aveva fatto posto in salotto. Però. Io avrei già pensato di metterla giù da me, però va bene. Assolutamente. No, è una sistemazione migliore, ma qui. Per una migliore sensazione. Questo è il posto di... Rendere anche più... Comunque è positivo che se ne parli. Ah, chi c'è? Oh, c'è Peppe! No, dice, è positivo che se ne parli. Bisogna parlarne, bisogna parlarne. Vogliamo evitare che si danneggi innanzitutto, che venga rovinata, perché... Pare che ci sia in progetto questo cancelletto che delimiti... Che la protegge, dai, la protegge almeno così. Come deve essere protetto il crocifisso, ricordiamo che le altre opere che e tutte le altre opere che ci sono in chiesa, ci sono una serie di opere che vanno protette. Ma Mosella mi sta zitto. La Raucelli. L'estate scorsa abbiamo fatto anche le nottate, no? Abbiamo fatto il lunedì. Il territorio di competenza di chi è? Soverato Incanto, l'estate scorsa, ricordiamo, si è preso l'impegno di... Se tu stai divagando su questa cosa, l'impegno di tenere aperta la chiesa per appunto... Lo riproporrete? Sì, l'estate prossima. Questa è un'iniziativa bella ed importante. Ma abbiamo questo tipo di opportunità culturale da sfruttare, perché no, Soverato potrebbe ripartire anche da questo. Bene. Soverato riparte. Prossimalista? Prossimalista? Va bene. No, grazie. Tu stai muto. Volevamo avere Don Giorgio, ma è impegnato in chiesa. Volevo dire una cosa, che grazie all'amministrazione comunale abbiamo ristrutturato la sede, ci hanno cambiato le panchine. Perché la nostra sede è solo le panchine del piano, quindi siamo nel grazie. Cano, siamo l'amministrazione ci hanno rinnovato le panchine. Ora riusciamo, andiamo. Va bene, anche perché avevamo la via da riprendere. Sì, quindi, bene. Allora andiamo fuori dal sole, dai, forza. Io vi seguo. Avete la sedia a rotelle per Peppe? Avete la sedia a rotelle per Peppe? Piano piano. Come ti combina la somministrazione a te, Peppe? Usciamo. Eccoci qua, andiamo. Quindi, questo dov'è Corradino? Qua arrivo. Corradino, sei tu che devi leggere queste cose. Sei tu. Ma sai che questo è un borgo antico, è un luogo privilegiato dove piante, fiori ed estrema pulizia lo rendono un posto unico. Rispettalo. Giusto. Bravi, bello. Sarebbe bello proprio metterla tutto Soverato. Quindi facciamo vedere le panchine. Anche di qua. Non siamo ancora sulle panchine. Non sei preparato. Però in realtà quella è la Grazie al sindaco. Queste sono... Ma basta, Peppe. Mamma mia. Grazie di esistere, sindaco. Mamma mia. Beh, dai, in chiusura comunque... Bisogna dare a Cesare qualche... Speriamo di aver chiarito si chiama Ernesto, la situazione e, come diceva appunto Antonio Giorgio, tutti insieme andiamo verso... a dare una degna... Si sta arrampicando adesso.
Corradi, ma il problema, cioè, ma perché è un po' scrivere un articolo che ti chiamano alla casa tutti? Non è successo nulla di questo. Guardate, perché l'idea di spostarla giù? Io la volevo mettere nel mio giardino, e questo è nel mio giardino, ma avrò problemi anche lì a sistemarla. Quindi, sì, associarla ti caccia, esatto. Siamo sempre superiori. Sempre sopra superiore, quindi, sarebbe stato vai, naturalmente. Non accettiamo lo scambio tra... Stiamo scherzando, va bene, va bene. Quindi, fine settimana, aggiorniamo come al solito. A proposito, domenica c'è la pallavolo oggi in trasferta. A Rovigo. Rovigo, meno tre, siamo alle tre partite decisive che avverranno in 7 giorni. Questo è il bello di questa settimana, eh? Bene, bene, poi, poi altro? Altro cosa sta andando a parare? Non lo so, va bene. Perché lui di domenica c'è anche la giacca azzurra. Oh, c'è anche il basket, ragazzi. Ah. C'è anche il basket. Dove andrà Roberto? Poi stasera, no, c'è l'Inter. Domani? Domani un altro posticipo. Alle 12:30 c'è la partita. Lo vuoi dire? 12:30. Va bene. Buona domenica a tutti. Grazie dal, a da dove? Dal? Dociano. Dociano. Grazie a Soverato. Grazie a voi. Ciao.